Riflessi sull'obiettivo, palloni sonda, illusioni ottiche, biogas. Il 95% degli avvistamenti di UFO può essere spiegato e subito screditato. Ma il 5% ha abbastanza testimoni e prove fisiche che richiede di essere preso sul serio. La giornalista Leslie Kane ha studiato questi casi per più di 10 anni, concentrandosi sui testimoni più credibili. Ho lavorato a stretto contatto con piloti, generali e governatori americani per dimostrare che un fenomeno fisico esiste davvero. Si sta avvicinando, viene da questa parte. Un enorme oggetto triangolare. Un ovale grigio scuro. Come un frisbee? Proprio come un UFO. Ora, nuove registrazioni audio, dati radar e testimonianze mai sentite prima rendono questi casi impossibili da ignorare. È ora di correggere la storia. Gran parte dei racconti sugli UFO viene riportata da civili. Solo in casi isolati è avvalorata da uno o due testimoni e può essere smentita facilmente. Da quella parte, quella verso di noi. È incredibile. Ma quando un avvistamento avviene nei dintorni di una base americana, ai tempi della Guerra Fredda, e viene osservato da 60 ufficiali dell'aeronautica per 45 minuti, richiede un esame più approfondito. Qui abbiamo un alto ufficiale che ci riporta l'avvistamento di un UFO proprio sopra la più importante base militare di tutta la rete NATO e nessuno gli ha risposto. Sono rimasto del tutto sbalordito. 30 anni dopo, testimoni chiave si sono fatti avanti per raccontare la loro storia. I testimoni sono stati indotti a trattare il caso come top secret, impedendo loro qualunque discussione al riguardo. Questo è lo straordinario incidente della foresta di Rendlesham. Sono il colonnello Charles Holt. Nel 1980 ero vice comandante alla base della RAF di Bentwaters, a Woodbridge, Inghilterra. A quel tempo, Bentwaters accoglieva la più grande squadriglia di caccia al mondo e in quanto base chiave della NATO dovevamo essere preparati per qualunque evenienza. All'alba del 26 dicembre ero andato a prendere i registri di polizia, dove sono annotati gli avvenimenti delle 24 ore precedenti. Entrato in ufficio, il sergente di turno ha cominciato a ridere, dicendo: «Colonnello, non ci crederà mai. Questa notte, tre dei nostri erano nella foresta a inseguire gli UFO. Pensavano di aver visto precipitare un aereo. Sono usciti per indagare e hanno vissuto un'esperienza strana». Allora gli ho detto: «Scriviamo solo che hanno visto delle luci, per ora». Holt spera che la storia degli UFO svanisca, nonostante nella base si continui a parlare di uno strano oggetto volante avvistato nei boschi la notte di Natale, ma dopo qualche giorno dovrà intervenire. Due notti dopo c'era la festa di Natale. Stavamo per passare al dolce quando il tenente pilota in servizio ha preso me e il comandante della base e ci ha detto: «Dobbiamo parlare, l'UFO è tornato». Ero certo di poter mettere tutto a tacere, così ho preso il mio registratore tascabile e un rilevatore di radiazioni e siamo andati nella foresta. La notte del 27 dicembre 1980, il colonnello Holt raduna 4 ufficiali, tra cui un comandante e un esperto in disastri, e li conduce sul luogo dove il presunto velivolo sarebbe atterrato 2 notti prima. Ho trovato 5, 6, 7 veicoli là fuori. Metà delle nostre forze di sicurezza cercava di illuminare la foresta. Ho pensato: questo è un disastro per le pubbliche relazioni, pronto ad esplodere. Allora gli ho detto di abbandonare tutto e riportare il maggior numero di persone e veicoli alla base. E con il mio registratore ho portato una piccola squadra nella foresta, sul presunto luogo dell'atterraggio. Questo è l'epicentro? Sì. Holt e la sua squadra localizzano 3 solchi che formano un triangolo sul presunto luogo dell'atterraggio. Che tipo di rilevazioni abbiamo? Qui ho 7 decimi. 7 decimi proprio lì al centro? I livelli di radiazioni sono 10 volte quelli normali e indicano che in questo avvistamento c'è molto più di quanto Holt avesse pensato.
C'erano dei segni sugli alberi e alcuni rami rotti per terra e guardando in alto abbiamo notato un'apertura nella volta degli alberi sopra di noi. Era ovvio che qualcosa li avesse attraversati. Abbiamo anche sentito gli animali da cortile, le mucche e i polli sembravano agitati per un breve momento e dopo poco si sono ammutoliti. All'improvviso qualcuno ha notato un oggetto rosso luminoso ai margini della foresta e ho riacceso subito il registratore. Hai appena visto la luce? Aspetta, calmati, dove? Lassù, in quel punto, proprio davanti a noi, tra gli alberi. Eccola di nuovo. Guardi dove punto la torcia. Eccola. Sì, la vedo. Cos'è? Non lo sappiamo, signore. È strana, è una piccola luce rossa, a circa 800 metri o forse più lontano. Usciamo dalla foresta per vederla meglio. Man mano che Holt e la sua squadra si avvicinano, i dettagli dell'oggetto si fanno più nitidi. Era ovale, di un colore arancione acceso. E c'erano frammenti di metallo fuso che gocciolavano e cadevano a terra. Aveva un centro nero scuro. Sembrava sbattesse le palpebre, quasi come un occhio. Si muoveva orizzontalmente, a circa 1-2 metri d'altezza. Zigzagava e andava su e giù, come se cercasse qualcosa. Sembrava sotto il controllo di una mente intelligente. La descrizione di Holt combacia con molti altri avvistamenti di UFO. I testimoni raccontano spesso di sfere rosse che si muovono come se fossero controllate da una mente intelligente. Ma la loro esperienza sta per trasformarsi in qualcosa di insolito. Sembra che si muova verso di noi. È più luminoso di prima, si sta avvicinando. Viene da questa parte. Non c'è dubbio, è davvero strano. Anzi, molto strano. Lo stavamo osservando da 2-3 minuti, quando a un tratto, senza fare rumore, si è diviso in 5 oggetti bianchi e poi tutto è scomparso. Siamo rimasti senza parole. Pensavo, come farò a spiegarlo? Nessuno mi crederà mai, è troppo bizzarro. Poi qualcuno ha guardato verso nord e ha detto, e quello cos'è? Abbiamo notato 4-5 oggetti ellittici con luci multicolore, a circa 1000 metri d'altezza, e si muovevano a grande velocità, con movimenti bruschi e angolati. Le radio erano molto disturbate e facevano fatica a comunicare. C'erano troppe interferenze. Secondo alcuni, emanavano un fascio di luce sul deposito armi ed eravamo tutti molto nervosi per quello che stava accadendo. Se ne sta andando velocemente. Anche questo a destra si sta allontanando. Sì, si dirigono a nord. Ne arriva uno da sud e viene verso di noi. Improvvisamente, uno si è fermato sopra di noi. Ci puntava un raggio sui piedi. E quando il raggio ci ha sfiorati, siamo rimasti immobili, eravamo scioccati. Pensavo, ci dovrà pure essere una ragione per tutto questo. Vogliono comunicare? È un'arma? Un avvertimento? Che facciamo adesso? Holt e i suoi uomini rimangono pietrificati davanti a quel velivolo. La situazione è insolita per questi militari professionisti. Non ho mai visto niente del genere. E mentre ce ne stavamo lì, proprio come era apparso, se n'è andato. E ho pensato, non c'è una spiegazione logica. Perché mi sono ritrovato coinvolto? Non credo mi aiuterà a fare carriera. Più di 60 ufficiali dell'aeronautica riportano di aver visto un UFO durante le due notti dell'incidente di Rendlesham. Secondo i testimoni, questo ha sconvolto la base. C'era la guerra fredda e quello era un avamposto nucleare armato. Quindi era un problema di sicurezza nazionale, sia per gli inglesi che per gli americani. Quale ufficiale comandante in servizio, Holt deve riportare l'evento ai suoi superiori. Così scrive un breve rapporto nella speranza di mettere tutto a tacere. Vista la posizione della base, il rapporto viene inviato al Ministero della Difesa britannico, che subito conclude che l'evento non è di alcun interesse per la difesa e chiude il caso. E rimarrà così per più di 10 anni. Sono Nick Pope. Ho lavorato per il Ministero della Difesa per 21 anni e per i primi anni 90 sono stato a capo del loro progetto UFO.
Il mio lavoro consisteva nel fare indagini sugli avvistamenti e determinare se ci fossero prove di un potenziale pericolo per il Regno Unito. Nel 1994, Pope vuole riesaminare il vecchio caso dell'incidente nella foresta di Rendlesham. Una delle cose che mi ha spinto a riaprire il caso era la mancanza di una risposta formale al rapporto del colonnello Holt. Era uno degli ufficiali più alti in grado che aveva fatto rapporto sull'atterraggio di un UFO in prossimità di due delle basi più importanti di tutta la rete NATO. E nessuno gli ha risposto. Sono rimasto del tutto sbalordito. Pope porta avanti uno studio approfondito per 3 anni e scopre molti errori chiave nell'indagine, compresa un po' di confusione giurisdizionale. L'incidente alla foresta di Rendlesham ha coinvolto le basi gemelle di Bentwaters e Woodbridge. Insomma, erano basi americane, ma sul suolo britannico. Quindi c'è stata confusione su chi dovesse occuparsene. Un altro problema riguardava il luogo di atterraggio, che non era stato transennato immediatamente. La gente andava e veniva contaminando il sito. Qualcuno avrebbe dovuto esaminarlo con il metal detector e prendere dei campioni del terreno, ma questo non è accaduto. Dopo anni di revisioni, Pope scopre uno degli errori più importanti fatti durante l'indagine iniziale. Stavo controllando se l'UFO fosse stato avvistato dai radar oppure no. Uno dei testimoni aveva detto che per un istante c'era stato un oggetto non identificato sopra le basi, per circa 2-3 passaggi di radar, e poi è scomparso. Ma quando gli americani l'hanno riportato al Regno Unito, la data era sbagliata, quindi, ovviamente, il Ministero della Difesa aveva osservato la notte sbagliata. E quando si è accorto dell'errore, la registrazione radar era già stata distrutta. L'indagine iniziale era stata irrimediabilmente compromessa. È chiaro che ci fossero prove concrete che un oggetto o più oggetti non identificati erano entrati nei cieli del Regno Unito. Aveva visto l'UFO. Insieme ad altri 2 avieri si era avvicinato all'oggetto tanto da essere... È interessante notare che i solchi ritrovati sul luogo dell'atterraggio erano proprio a forma di triangolo e che all'interno delle 3 intaccature si sono registrati i picchi di radiazioni. Mentre ci avvicinavamo al velivolo, abbiamo cominciato ad avere problemi con la radio. L'aria intorno a noi era carica di elettricità. Potevamo sentirla sui vestiti, sulla pelle e sui capelli. Niente nel mio addestramento mi aveva preparato a ciò che stavo vedendo. Il sergente Peniston osserva il velivolo per quasi 45 minuti. Una delle cose più intriganti erano gli strani simboli che aveva visto su un lato, che gli ricordavano un po' i geroglifici egiziani. Li aveva persino disegnati sul registro della polizia. Molti anni dopo l'incidente, il sergente Peniston decide di uscire dall'ombra e parlare pubblicamente del suo avvistamento. Più di 80 dipendenti dell'aeronautica, tutti osservatori addestrati, avevano assistito al decollo. La squadra è stata indotta a trattare il caso come top secret. Non era permesso parlarne. Guardando indietro all'incidente della foresta di Rendlesham, era chiaro che ci fossero prove concrete di un avvincente caso di UFO. Un oggetto o più oggetti non identificati erano entrati nei cieli del Regno Unito. L'incidente della foresta di Rendlesham è considerato uno degli avvistamenti più concludenti della storia e presenta alcune caratteristiche viste nei casi di UFO più credibili. Velivoli triangolari o a forma di disco che si muovono in silenzio e raggiungono all'istante velocità sconosciute. È un punto di riferimento per confrontare gli altri casi di UFO. E se includiamo tutti i casi esaminati ufficialmente che coinvolgono gli alti ranghi militari, funzionari del governo e piloti, si ha una quantità di prove che non può assolutamente essere ignorata. C'è qualcosa di molto, molto strano. Ma che succede quando un'intera città avvista un UFO grande quanto 2 o 3 campi da calcio?
Aveva la forma di un boomerang. Un grande oggetto nero veniva verso di noi. Pensavo di svenire, ero così incantato da quell'oggetto. Era lungo più di un chilometro. Nel 1997, in migliaia a Phoenix, Arizona, vedono un enorme velivolo. Queste luci appartengono a visitatori dallo spazio? La notizia era su tutti i canali e la gente usciva di casa per guardare il cielo. Ora ci sono nuove prove su uno dei casi UFO più duraturi della storia. Si è staccato e c'è stata una chiusura totale. Le spiegazioni ufficiali sono vagliate a fondo. L'aeronautica ha dichiarato che intorno alle 22 aveva lanciato dei razzi, ma i primi avvistamenti erano di più di un'ora prima. Usando quella scusa aveva messo in ridicolo migliaia di persone. E un ex governatore fa una confessione sorprendente. Sapevo molto di più sugli avvistamenti di Phoenix. Queste sono le luci di Phoenix. Sono Fife Samington, ex governatore dell'Arizona, e nella primavera del 1997, durante il mio governatorato, è avvenuta una cosa davvero strana. Credo che alcuni la chiamino le luci di Phoenix. Era un giovedì sera del 15 marzo 1997 alle 20:30. Mia figlia Monica è tornata di corsa dicendo che qualcosa si stava avvicinando alla Camelback Mountain. Così quattro dei bambini si sono alzati e sono corsi fuori. Io e mia moglie abbiamo guardato verso nord e abbiamo visto tre luci bianche in formazione a V che ci venivano incontro. Aveva cinque grandi luci davanti ed era a forma di boomerang. Era un velivolo massiccio, silenzioso e volava molto basso. Ma quello che mi ha sconvolto erano le sue dimensioni. Erano davvero enormi. Insomma, neanche i centri commerciali sono così grandi. Siamo rimasti a guardarlo mentre si avvicinava. Poi ha cominciato a fluttuare proprio sopra casa nostra per circa 5-6 minuti. Ho guardato mia moglie dritta negli occhi e le ho detto: abbiamo appena visto il nostro primo UFO. Queste luci appartengono a visitatori dallo spazio. Centinaia di persone nella valle lo credono possibile. È stato descritto come un gigantesco boomerang luccicante che fluttua nell'aria. Non c'è una spiegazione ufficiale a queste strane luci. Quella notte tutte le radio e le televisioni ne parlavano. La gente usciva di casa per guardare il cielo. Migliaia di persone in tutta la valle lo hanno visto. Continuavano ad arrivare telefonate all'ufficio del governatore e al Dipartimento di Sicurezza. La gente voleva delle risposte, quindi ho fatto subito domande al capo della Guardia Nazionale e ho chiesto al mio staff di chiamare la base aerea di Luke per capire se fossero in atto prove di volo di qualche strano velivolo. Ma nessuno mi dava delle risposte. Insomma, tutti mi dicevano solo: non sappiamo cosa sia. Chiamato gli ufficiali locali e il Centro Avvistamenti UFO, un'organizzazione privata a Seattle, Washington. Tra i testimoni c'erano anche piloti, ufficiali di polizia e militari. E cosa più importante, è stato visto da più prospettive, da testimoni di tutta la contea, per un totale di 106 minuti. Ce ne stavamo sdraiati sul prato a guardarlo. Era un oggetto davvero enorme. Qualcosa di inspiegabile. Un rompicapo. Era un grosso evento, visto da migliaia di persone in Arizona. E tutti si aspettavano dal governo una risposta seria. Potete immaginare l'isteria che si stava diffondendo nella comunità per quello che era accaduto e per cosa avremmo fatto al riguardo. Ordinerò un'indagine accurata, faremo tutto il necessario per arrivare in fondo a questa storia. Cercavo di ottenere risposte. Ma tutti negavano di averlo visto in televisione e questo mi lasciava perplesso. La consigliera Barr Wood prese in mano la situazione e chiamò il senatore John McCain, che fu il primo a strappare qualche dichiarazione all'aeronautica. L'aeronautica afferma che si tratta di razzi ad alta intensità luminosa lanciati dalla Guardia Nazionale fra le 21:30 e le 22. Ma visto che gli avvistamenti sono iniziati alle 20:15, più di un'ora prima del lancio dei razzi, e in una zona completamente diversa della città, questo non spiega ciò che molti testimoni hanno visto.
Dicono di averli lanciati alle 22 a sud-ovest di Phoenix, ma quello che io e mia moglie abbiamo visto è avvenuto intorno alle 20:30. L'oggetto è apparso alle 20:30. Sembra quasi che le autorità abbiano deciso di mascherare l'avvenimento lanciando dei razzi alle 22. Hanno creato un diversivo. Quello che confonde di più è che le luci mostrate in TV quella sera appartenevano davvero ai razzi, perché le riprese del TG sono state girate alle 22. Ma questo non spiega ciò che hanno visto i testimoni. I razzi sono stati lanciati più di 2 ore dopo gli avvistamenti. Erano 2 eventi separati. A mettere più in dubbio la spiegazione dell'aeronautica è la presunta telefonata che un aviere della base aerea di Luke avrebbe fatto al centro avvistamenti UFO all'alba del 14 marzo. Intorno alle 8:32 ci hanno telefonato dall'aeroporto di Prescott Valley, a nord della base, dicendo che un oggetto aveva evitato per un pelo un piccolo Cessna. Hanno incontrato qualcosa sopra Phoenix, in Arizona, nell'area compresa tra la 7th Avenue e la Indian School Road. Non sanno cosa sia. Secondo l'aviere, 2 F-15 decollano dalla base aerea di Luke poco dopo le 20:30 per analizzare l'incidente. Parla con uno dei piloti dopo il loro ritorno ed è visibilmente sconvolto. Non ho mai visto il pilota comandante in quello stato. Era spaventato a morte. Non era sicuro di cosa fosse. Mi ha solo detto che avevano seguito quel velivolo, che si dirigeva in linea retta verso l'aeroporto di Sky Harbor, uno dei maggiori aeroporti della zona, ed era sceso da 5.000 a 3.000 metri. Aveva visto 5 luci distinte in formazione triangolare. Prima ne ha viste 3, e poi le altre a 350 metri di distanza, sul lato est del triangolo. Lo aveva spaventato a morte e dopo essere atterrato la base è stata sigillata. Praticamente era scoppiato l'inferno e la struttura è stata chiusa. Nonostante la testimonianza shock, l'aeronautica nega categoricamente l'incontro. Ma come per il caso di Rendlesham, i tentativi di mettere tutto a tacere sono vani. La storia non sarebbe svanita. Il governo sapeva di doverla affrontare. Il governatore Symington è deciso a scoprire cosa sono quelle luci. Presto, le luci di Phoenix acquisteranno rilievo nazionale grazie al governatore Symington. Sapevo molto di più sulle luci di Phoenix di quanto avessi raccontato. Facciamo entrare l'imputato, così possiamo guardarlo negli occhi. È ora di correggere la storia. Quando si ha un incarico pubblico, bisogna stare molto attenti a trattare argomenti delicati come gli avvistamenti di UFO. Il fatto è che se sei un funzionario pubblico e cominci a parlare di UFO, tutti ti attaccano. È incredibile. Stasera cominceremo da quelle strane luci. Nel 1997, in migliaia avvistano un UFO nei cieli di Phoenix. Lo descrivono come un velivolo a forma di delta, lungo diversi campi da calcio. Come il velivolo di Rendlesham, viene osservato da più prospettive, da testimoni di tutta la contea, per un totale di 106 minuti. Migliaia di persone lo avevano visto e si era creata quasi un'isteria collettiva intorno alla questione. 3 mesi dopo l'avvistamento, USA Today mostra in prima pagina le luci di Phoenix, mettendo il governatore sotto i riflettori. All'inizio di giugno c'è stata molta pubblicità e ci siamo ritrovati quasi assediati. Così ho deciso di organizzare una conferenza stampa per cercare di raffreddare un po' gli animi. Nella conferenza stampa del 19 giugno, Symington annuncia che il mistero è stato risolto. Ora chiederò all'ufficiale Stein e ai suoi colleghi di far entrare l'imputato, così possiamo guardarlo negli occhi. Non fatelo avvicinare a me, per favore. Questo è per dimostrarvi che siete troppo seri. Era solo uno scherzo, ma sfortunatamente è stato preso nel modo sbagliato. Era un insulto. Offendeva me e tutti i testimoni. Molte persone potevano farsi avanti e invece si sono chiuse, rifiutandosi di parlarne per non essere messe in ridicolo.
Ero molto arrabbiata perché sapevo cosa avevo visto. E non mi è piaciuto quando quell'oggetto è volato sopra casa mia per 5 minuti. Qualcuno dovrebbe davvero preoccuparsene. La conferenza stampa aveva turbato molte persone e mi dispiace. Ma quello che più mi disturbava era che sapevo molto più di quanto avessi raccontato sulle luci di Phoenix. E avrei dovuto parlare più apertamente della mia esperienza. Il 13 marzo ero a tavola con la mia famiglia. Avevo la televisione accesa e conoscevo già le notizie sugli UFO. Così mi sono detto che dovevo prendere la macchina e guidare fino a Lincoln Drive per provare a vedere cosa stesse succedendo. Quando sono arrivato, c'erano solo persone che si divertivano. Dopo 5-10 minuti che ero qui, qualcuno ha detto: "Guardate lì, a nord-ovest!" C'era questo enorme velivolo a circa 1000 metri d'altezza. Occupava un bel pezzo di cielo. In lontananza si vedevano anche degli aerei, ma sembravano stuzzicadenti in confronto alle dimensioni di quel velivolo. Si avvicinava senza fare rumore e si muoveva dolcemente, senza fretta. Sembrava quasi che fluttuasse. Avevamo una visuale meravigliosa. Il governatore Semington osserva l'oggetto per quasi un minuto prima che si allontani nella vallata. Poi di colpo è scomparso. Ho prestato servizio nell'aeronautica americana e ho volato per tutta la vita, ma non avevo mai visto niente del genere. Era ovvio che avesse doti aeronautiche incredibili. Andava ben oltre qualsiasi cosa avessimo in inventario. Ma ho pensato che avrei fatto meglio a stare zitto, perché ero il governatore e se avessi cominciato a parlarne avrei solo aumentato l'isteria generale. Non potevo dimenticare che dovevo dirigere uno Stato. Semington mantiene il silenzio per tutto il secondo mandato, ma adesso, quasi 15 anni dopo, l'ex governatore darà una lezione a tutti i funzionari pubblici. Credo che il governo sia abituato ad avere una spiegazione a tutto. Ed è difficile per chi ne fa parte dire: "Non lo so, non sappiamo spiegarcelo", e ammettere di essere vulnerabili. Ho imparato una lezione importante sull'argomento e l'ho fatto a mie spese. I personaggi pubblici devono essere più aperti e coraggiosi nell'affrontare problematiche come queste. Dobbiamo affrontarle obiettivamente e se non sappiamo cosa sia, dovremmo dirlo. È ora di pareggiare i conti e fare la cosa giusta. Si discute ancora degli avvistamenti di quella sera di marzo del 1997 e il caso delle luci di Phoenix rimane irrisolto. Ma una cosa è certa, il caso ha rivelato la necessità di uno studio imminente sugli UFO, un processo governativo ufficiale che analizzi i rapporti. Per come stanno le cose adesso, per il popolo degli Stati Uniti, non esiste un ente a cui possano rivolgersi se dovesse verificarsi nuovamente un evento come questo. E per quanto riguarda la comunità aeronautica, la cosa più interessante è che l'FAA ha detto ai suoi dipendenti che se dovessero avvistare un UFO, non dovranno parlargliene. In pratica, nel suo manuale ha scritto che il governo degli Stati Uniti non vuole sentir parlare di UFO. I piloti e i dipendenti dell'aeronautica sono testimoni eccellenti. Ma molto spesso, quando avvistano un UFO, non lo riportano perché credono che la loro carriera ne risentirebbe. È un vero problema perché rende sempre più difficile documentare tali eventi e limita l'afflusso di dati su questi fenomeni. Senza un'agenzia ufficiale che raccolga gli avvistamenti e con i rapporti resi ridicoli, è impossibile documentare con precisione la frequenza delle attività degli UFO. Per la comunità aeronautica, questo rischia di diventare un grave pericolo per la sicurezza. Se questi oggetti volanti non identificati sono reali, potrebbero esserci collisioni catastrofiche. Torre di controllo, qui è Dave. Ehi Dave, sono su. Hai visto un disco volante al gate C-17? Non ho visto niente, anche se fosse, non lo ammetterei mai. Meno di 10 anni dopo le luci di Phoenix, viene riportata la presunta incursione di un UFO su uno degli aeroporti più trafficati d'America.
Alcuni piloti e dipendenti della United Airlines giurano di aver visto un UFO. Di sicuro non era un aereo che conoscevamo. Rapporti frivoli e fenomenali cominciano a diffondersi su internet, rendendo sempre più difficile distinguere il credibile dal discutibile. Un gruppo di esperti sta applicando rigidi standard investigativi e scientifici per valutare le prove su questi fenomeni. Tra loro c'è la giornalista veterana Leslie Kane. Indago sull'argomento UFO da 10 anni e mi sono sempre basata sui fatti, dati radar, immagini fotografiche e tutte quelle prove fisiche che sono state esaminate in laboratorio e non su credenze popolari o materiali fuorvianti che girano su internet. Nel gennaio 2007 sono rimasta colpita da una storia incredibile pubblicata sulla prima pagina del Chicago Tribune. Alcuni dipendenti della United Airlines hanno avvistato un oggetto metallico a forma di disco che fluttuava sopra il terminal della compagnia. Erano le 16:30 ed era l'ora di punta. È stato visto da molte persone, piloti, membri degli equipaggi, manager, personale di terra. Dicevano che raggiungeva dai 6 ai 26 metri di diametro e che è rimasto sopra il gate C-17 per circa 5 minuti. Poi ad un tratto lo strano oggetto è salito verso il banco di Nubio al di sopra, lasciando un buco ben definito, come uno stampo per biscotti. I testimoni, tutti professionisti addestrati, erano confusi da quello che avevano visto. Ho lavorato a O'Hare per molto tempo e sono sicuro che non era un aereo che conoscevamo. Il caso di O'Hare incrementa i numerosi dati sugli UFO e presenta caratteristiche comuni ai precedenti avvistamenti. È un oggetto a forma di disco, vola silenziosamente, raggiunge all'istante velocità sconosciute. Ma la prova più importante deve essere ancora svelata. Torre di controllo, qui è Dave. Ehi Dave, sono su. Ehi, su. Hai visto un disco volante al gate C-17? Ah, non cominciare, su. Mesi dopo l'incidente, Kane ottiene una copia delle registrazioni della torre di controllo, compresa la telefonata mai sentita di un supervisore della United Airlines che fa rapporto dell'avvistamento. Mi dispiace, cosa posso fare per te? Ho detto a Dave che c'era un disco volante sopra il gate C-17, ma lui pensa che sia ubriaca. Giuro che c'era davvero, non me lo sono inventato. Ok. Qualcuno lo ha fotografato, ha la forma di un disco. Come un frisbee? Proprio come un UFO. Va bene. Ok. Terremo gli occhi aperti. D'accordo, ti saluto. Ok. Questa è una prova molto importante, dimostra che c'era qualcosa là. Un controllore di volo ha riportato l'avvistamento, ma è stato preso come uno scherzo e credo che in parte sia dovuto alla politica dell'FAA, che impediva di parlarne. Anche se si era verificato su un aeroporto trafficato e nessuno sapeva cosa avrebbe fatto questo velivolo. È stato molto rischioso. L'FAA inizialmente ha mantenuto il silenzio, ma quando la registrazione si è diffusa doveva dire qualcosa. 2 mesi dopo l'avvistamento, l'FAA è costretto a rilasciare una rapida spiegazione. Per prima cosa, l'FAA disse che si trattava di un riflesso sul banco di nubi. Affermava che le luci dell'aeroporto potevano creare effetti strani sulle nuvole, ma le luci dell'aeroporto non erano state accese. Poi disse che si era verificato un fenomeno meteorologico, noto come fori nelle nuvole. Si tratta di un fenomeno naturale causato dai cristalli di ghiaccio che da una nuvola cadono su un banco di nubi al di sotto e sciogliendosi creano un foro. Ma le temperature dovrebbero avvicinarsi allo zero perché questo accada. E sappiamo per certo che faceva troppo caldo a O'Hare quel giorno. All'altezza del banco di nubi, le temperature non erano sotto lo zero, quindi è impossibile che si tratti di fori naturali. Il caso di O'Hare e la risposta dell'FAA mostrano come il governo degli Stati Uniti gestisca solitamente gli avvistamenti di UFO. Impediscono di parlare dell'argomento, ma se proprio è inevitabile, le autorità proveranno a dare qualunque spiegazione, che sia plausibile o no. Ed è un vero problema, è successo innumerevoli volte per decenni.
È una procedura standard in casi come questo. Malgrado la situazione attuale, c'è stato un periodo nella storia degli Stati Uniti in cui il governo incoraggiava lo studio scientifico degli avvistamenti. Negli ultimi 3 anni, un gran numero di persone perfettamente sane di mente si sono imbattute in questo disco volante. Ne abbiamo sentito parlare e ci siamo fatti domande su questi strani fenomeni nel cielo. Sono convinto che abbia origini extraterrestri. Negli anni 50 e 60 ci sono stati molti avvistamenti. Le notizie si diffondevano in fretta e le autorità non riuscivano a capire cosa stesse accadendo. C'era la guerra fredda e questi oggetti sconosciuti nel cielo non facevano altro che aumentare le preoccupazioni. Così il governo americano istituì un'agenzia all'interno dell'aeronautica, chiamata Progetto Blue Book, per raccogliere testimonianze e indagare sui casi. Il progetto Blue Book, lanciato nel 1952 e guidato da 5 persone, riceve più di 1500 rapporti solo nel primo anno. Erano le 3 del pomeriggio e stavo guidando sulla statale 101. Ho visto delle spaventose luci blu, più grandi di quelle del mio aereo. Ho guardato alla mia destra e in cielo c'erano 4 luci fluorescenti. E si è fermato proprio sopra la mia testa. L'oggetto volava in linea retta. 8 velivoli si dirigevano verso il mare. Ho cominciato a sentire una specie di fischio. Era di un bellissimo colore argento, con sfumature rosa. Tra il 1952 e il 1969, il Blue Book riceve oltre 12.000 rapporti di UFO, 800 dei quali ancora irrisolti. È evidente che la portata del fenomeno è troppo grande per la piccola agenzia dell'aeronautica. Il Blue Book era in difficoltà sin dall'inizio. Era a corto di personale, incompetente in alcuni settori e alla fine è diventato un ufficio delle relazioni pubbliche per l'aeronautica. Così nel 1966 cominciò a fare capo a uno studio finanziato dal governo, commissionato all'Università del Colorado. Lo studio universitario è diretto dal professor Edward Condon, fisico e ex presidente del National Bureau of Standards. Condon è sempre stato prevenuto nei confronti degli UFO. Infatti, in un articolo del 1967 disse: «Sono convinto che non ci sia niente lassù, ma non posso fare queste dichiarazioni per un altro anno». Il rapporto Condon, terminato nel 1968, includerà preziose analisi dei casi irrisolti nelle sue 1500 pagine. Ma le 2 pagine di sommario, scritte dallo stesso Condon, affermano che non si garantiranno studi scientifici approfonditi sugli UFO. Nel dicembre 1969, l'aeronautica annuncia la chiusura del progetto Blue Book a partire dal mese successivo. Da allora, il rapporto viene citato innumerevoli volte da ufficiali e scienziati per giustificare l'accantonamento dello studio sugli UFO. È stata una tragedia. Era l'unica indagine ufficiale condotta dal nostro governo. Il periodo d'oro degli studi sugli UFO era finito in America. Dal 1970, molti casi hanno sfidato la chiusura del Blue Book, ma un avvistamento del 1986 vicino Anchorage, Alaska, fornirà prove così straordinarie che richiederà di essere preso sul serio. Confermiamo la presenza di 2 oggetti volanti intorno a uno dei vostri. Dov'è? Lo sta seguendo? Sembra di sì. In questo caso, un comandante con 30 anni di esperienza mette a rischio la sua reputazione dicendo che un enorme velivolo lo ha seguito per quasi un'ora. Sarebbe l'avvistamento di un UFO più lungo mai registrato. Una prova concreta che finirà direttamente alla Casa Bianca. Gli ho chiesto cosa pensa che sia e lui... Sono Richard Haynes e sono stato un ricercatore della NASA dal 1967. Il mio interesse per i fenomeni aerei non identificati risale almeno a 30 anni fa. Ero scettico ed ero convinto di poter spiegare questi fenomeni. Ma ho avuto la possibilità di parlare con i piloti civili che hanno volato nei nostri simulatori. E una volta uno di loro mi ha raccontato la sua incredibile esperienza. Così negli anni mi sono reso conto di avere torto. Non potevo spiegare questi fenomeni. Negli anni 70
Ho cominciato ad intervistare alcuni piloti, a volte nella cabina di un aereo, a volte ripercorrevano un vero incontro. E finora ho raccolto più di 3.000 avvistamenti da ogni parte del mondo, e molti di questi erano piuttosto seri. L'FAA non gli ha dato la giusta importanza. Così, preoccupati per la sicurezza aerea, abbiamo formato il NARCAP, il Centro Nazionale per l'Avvistamento di Fenomeni Anomali. Il NARCAP è un centro per i piloti e i controllori di volo che vogliono raccontare i loro avvistamenti in totale riservatezza. Questo è molto importante, perché molti piloti sono preoccupati per la loro carriera. Credono di poter essere ridicolizzati, e questo significa che se vedono qualcosa in volo, non sono qualificati per pilotare un aereo. È assurdo, dobbiamo cambiare la situazione. Qui è di nuovo 1-2. Confermiamo la presenza di due oggetti volanti intorno a uno dei vostri. Dov'è? Lo sta seguendo? Sembra di sì. L'avvistamento vicino Anchorage, Alaska, avvenuto nel 1986, diventerà uno dei casi più famosi mai registrati. Un investigatore chiave è l'ex capo divisione dell'FAA, John Callahan. Ero a capo della divisione per le indagini sugli incidenti aerei alla sede dell'FAA. La regola era: se accade un incidente o qualcosa che fa notizia, dobbiamo saperlo prima che si scateni un polverone. Nel gennaio dell'87 ricevetti una telefonata dall'Alaska. Sembrava che un UFO avesse inseguito un 747 giapponese per circa 30 minuti. In qualche modo i media riuscirono a scoprirlo e volevano saperne di più. Non sapendo cosa dire, risposi che l'indagine era ancora in corso. Ordinai di impacchettare tutte le registrazioni audio e video e di inviarle con un volo notturno al centro tecnologico dell'FAA ad Atlantic City. Callahan mette insieme un team di analisti che sincronizzano il radar con le trasmissioni radio dei piloti. Questo video registrato da Callahan diventerà un indizio fondamentale per risolvere il caso. Ok, ci siamo. Anchorage, qui Japan Air 1628. Abbiamo un contatto visivo. Due velivoli a un miglio davanti a noi. Il comandante Kenjo Teruchi, un pilota esperto della Japan Airlines, che stava pilotando un 747 cargo da Parigi a Tokyo, pensava di aver assistito a un test militare molto avanzato. Quando guardò il radar, vide un grosso obiettivo a 13-14 chilometri di distanza. Così chiamò l'FAA per sapere se qualche aereo stesse volando da quelle parti. Japan Air 1628, riuscite a identificare il tipo di velivolo? Ci sapete dire se è civile o militare? Qui Japan Air 1628, non riusciamo a identificarlo, ma riusciamo a vedere i suoi fanali di via e le luci intermittenti. Osservando il radar, Callahan e il suo team confermano la presenza di un oggetto non identificato vicino l'aereo di Teruchi. Ma sarà l'intervista del professor Haynes al pilota giapponese ad illustrare gli straordinari dettagli del velivolo. Quello che mi ha raccontato è incredibile. Era un oggetto enorme, molto più grande del suo aereo. Era un oggetto a forma di noce, grande quanto 3 o 4 portaerei. Emetteva una luce molto forte e dei piccoli velivoli entravano e uscivano dal velivolo più grande. Quanto ci ha messo a spostarsi a ore 12? È stato velocissimo. Lo guardavo, ma i miei occhi non sono riusciti a seguire il movimento. Il comandante Teruchi ha ammesso di aver avuto paura. Lui e il suo primo ufficiale si aspettavano di entrare in collisione con lo strano oggetto e si stavano preparando all'impatto. La situazione era davvero seria. I controllori di Anchorage prendono seriamente l'avvistamento e confermano la presenza di un oggetto non identificato alla vicina base di Elmendorf. Sì, sembra che abbia un ritorno radar, ma non so se è sbagliato. Negativo, non è sbagliato.
Continuate a seguirlo e provate a rilevare un codice. Assicuratevi di non avere aerei che operano in quella zona. Affermativo. Non abbiamo aerei in volo al momento. I militari e il controllore che osservava il radar hanno visto quegli obiettivi. E secondo il pilota, un enorme velivolo è rimasto vicino a lui per un po'. Japan Air 1628, fate un giro completo di 360 gradi. E diteci come si comporta. 360, ricevuto. Quando il comandante Terucci si è avvicinato a Fairbanks, ha eseguito una svolta di 360 gradi. Voleva provare ad allontanarsi dall'oggetto alla sua sinistra. Pensava che avrebbe continuato a volare in linea retta, così poteva spostarsi a destra e lasciarselo alle spalle. Pensavo che se ne fosse andato perché vedevo solo le luci posteriori. E mi ricordo di aver pensato che eravamo stati fortunati, che non ci fosse capitato niente. Ma mentre ci dirigevamo a Anchorage, lo abbiamo visto di nuovo. Ci aveva seguito per l'intera manovra. I radar rilevano qualcosa. Confermiamo la presenza di due oggetti volanti intorno a uno dei vostri. Dov'è? Lo sta seguendo? Sembra di sì. Mentre Terucci eseguiva un giro di 360 gradi, l'oggetto si spostava insieme a lui. Questo è molto interessante perché doveva andare più veloce dell'aereo per farlo. Doveva essere sotto il controllo di una mente intelligente per riuscire a mantenere una posizione così precisa. Il pilota lo vede, il suo copilota lo vede, il controllore di Anchorage lo segue sul radar. Anche un aereo della linea della United Airlines, nelle vicinanze, avvista un oggetto sconosciuto. L'avvistamento in Alaska ha molti punti in comune con i casi di UFO più credibili, compreso Rendlesham, Phoenix e Chicago. Un enorme oggetto a forma di disco, che sembra controllato da una mente intelligente ed è capace di raggiungere all'istante velocità sconosciute. E cosa più importante, l'incontro dura quasi 55 minuti per 560 chilometri, fornendo all'FAA un'incredibile quantità di dati. Il grafico dei miei analisti avrebbe spiegato ogni oggetto intorno al 747. Perfino un cieco avrebbe visto che c'era qualcosa lì. Ma pensavo si trattasse di uno stealth. Figuriamoci chi credeva negli UFO. Quando Callahan torna a Washington, incontra il team di scienziati della Casa Bianca per esaminare i materiali. Mi sono riunito con tre scienziati dello staff di Reagan e tre uomini che lavoravano per la CIA e ho mostrato loro le registrazioni. Rimasero entusiasti. Non vedevano l'ora di mettere le mani su tutti quei dati. Quella era la prima volta che avevano più di qualche minuto di registrazione. Uno degli agenti si alzò dicendo: «Questo evento», indicando il monitor, «non è mai accaduto. Non siamo mai stati qui. Questo materiale lo prendiamo noi. E lei giurerà di mantenere il silenzio». Pensando ancora allo stealth, gli dissi: «Cosa pensa che sia?» E lui: «Beh, un UFO». Due mesi dopo, l'FAA rilascia un rapporto ufficiale che, come per i casi di Phoenix e Chicago, cercherà solo di giustificare gli avvistamenti. Dissero che si trattava di luci, un obiettivo fantasma, un cerchio in aria, e che non era mai accaduto. Ma i piloti giapponesi non hanno visto obiettivi fantasma, cerchi in aria o luci. Hanno solo visto un punto o una barra sul radar. Dovevamo basarci su quello che ci avevano raccontato. Ho visto più di un muso e c'erano tante piccole luci. Il comandante Terucci racconta pubblicamente l'incontro, mettendo a rischio la sua reputazione. Si dimostrò disponibile a compilare i moduli e a raccontare i particolari. Così la Japan Airlines decise che il comandante Terucci non avrebbe più dovuto volare e lo mandò dietro una scrivania. Questo caso dimostra qual è la posta in gioco. Finché il governo americano non cambierà la sua politica sugli avvistamenti di UFO, i testimoni avranno sempre paura di farsi avanti. Solo permettendo alle persone di descrivere liberamente ciò che hanno visto, la scienza farà progressi.
Non arriveremo mai in fondo a questo fenomeno senza una vera rivelazione. Oggigiorno ci sono siti che offrono ogni genere di video su UFO e tra questi ci sono anche migliaia di video contraffatti. Oppure troviamo foto che sono state modificate grazie a programmi specifici. È quasi impossibile riconoscere un segnale tra il rumore generale. Le sole immagini importanti sono quelle che sono state analizzate attentamente, che sappiamo rappresentare degli autentici oggetti volanti non identificati. Uno dei video sugli UFO più gettonato sul web, con oltre 17 milioni di visitatori su YouTube, è questo, girato nel 2007 ad Haiti. Come altre recenti immagini messe in rete, presenta le interferenze di chi lo guardava. Ma con programmi per gli effetti speciali così avanzati, è sempre più difficile distinguere le immagini vere da quelle finte, rendendo così gli esperti in effetti speciali una voce importante in materia. Sono Doug Trumbull e faccio film che hanno a che fare con gli effetti speciali. Ho lavorato a 2001 Odissea nello spazio, incontri ravvicinati del terzo tipo, Blade Runner, Star Trek, il film, e quindi costruisco navicelle spaziali e UFO per vivere. Al giorno d'oggi, chiunque abbia un computer può fare un finto UFO. Io posso costruire un finto UFO con il cellulare. Insomma, sono dappertutto. Personalmente ritengo che ci sia qualcosa di reale, ma non ho mai visto una foto che non potessi duplicare o modificare digitalmente, otticamente o fotograficamente per farla sembrare così. Io sono il mio peggior nemico in questo ambito perché so cos'è possibile. Durante una pausa dal suo ultimo lavoro, Trumbull ci racconta la sua opinione sulla autenticità del video di Haiti del 2007. A mio parere è fatto molto bene. Non credo che siano dei veri UFO, ma ha dei buoni effetti speciali perché hanno usato una telecamera dinamica. Hanno sincronizzato i movimenti irregolari della telecamera con quelli dell'oggetto. Sembra che conoscano le traiettorie degli aeroplani. Tutto sembra sensato, come il fatto che volino in formazione, ma ci sono alcune cose che in qualche modo portano via l'illusione. Fermiamoci qui. Guardate queste due palme. Sono identiche, quella fronda e questa. Quella fronda, quella e quella. Sono tutte copie di una stessa palma posizionate in due luoghi diversi. In natura questo non avviene, è assolutamente impossibile. Ci sono anche altre cose, come questa cosa che passa tra gli alberi. Sebbene sembri una luce molto forte, non ha alcun effetto sulle fronde. Ci dovrebbero essere più riflessi sulle fronde degli alberi, un po' di interazione, e invece niente, perché è una cosa molto difficile da riprodurre. Quindi, ottimo lavoro, ma non me la bevo. Mentre i turisti con le videocamere potrebbero raccogliere qualche prova irrefutabile di UFO in futuro, ci sono già alcune immagini del fenomeno che sono state analizzate scientificamente e accettate a livello globale. Molte persone affermano di aver avvistato a lungo diversi oggetti volanti luminosi. Gli avvistamenti in Belgio fra la fine degli anni 80 e i primi anni 90 sono tra i più diffusi della storia, con più di 2000 rapporti documentati di piloti, poliziotti e militari. Era una violazione del nostro spazio aereo. Dovevamo indagare. Era un problema di difesa aerea. L'epidemia di avvistamenti, durata 18 mesi, sconvolge il governo belga e la comunità scientifica stilerà il documento sugli UFO più convincente della storia. Quando l'ho visto mi sono detto, questo è troppo. Devo ammettere che all'epoca pensavo che fosse un falso. Questa è l'ondata belga. Mi chiamo Patrick Ferrin e sono uno dei due cofondatori del SOBEPS, un'associazione no profit che si dedica allo studio dei fenomeni aerospaziali.
Nel 1989 la situazione sugli UFO in Belgio era molto tranquilla. Così tranquilla che abbiamo deciso di chiudere l'associazione perché non c'erano più avvistamenti. Poi, all'improvviso, cominciarono ad accadere cose strane intorno a UPON. E questo ha dato vita alla famosa ondata di UFO belga. Sono Albert Kreutz. La sera del 29 novembre 1989 lavoravo come centralinista alla stazione di polizia di UPON. Intorno alle 17.30 una squadra di agenti informa Kreutz di un oggetto che vola su un campo lì vicino, illuminato come uno stadio di calcio. Ho scherzato con loro, visto che era la fine di novembre e stava arrivando Natale. Poi hanno gridato: guarda fuori dalla finestra e lo vedrai anche tu. Sono andato alla finestra e ho visto un oggetto a circa 200-300 metri davanti a me. Sembrava una nave che fluttuava in cielo. Era magnifica da vedere. E mi ha fatto pensare che non siamo soli su questa terra, nell'universo. L'ho trovata bellissima. Il centralinista è subito sommerso di chiamate da cittadini preoccupati. Ci sono due oggetti volanti in cielo. Così ordina agli agenti nelle vicinanze di seguire l'oggetto. Seguitelo, stategli addosso! Uno di questi è Dieter Plomans, ispettore capo della polizia di Kalmes. Plomans è in servizio con il suo partner a caccia di spacciatori al confine con l'Olanda quando riceve la chiamata. Quando sentimmo le chiamate alla radio, stavamo guidando in questa direzione. Abbiamo visto una luce. È uno strano oggetto che stazionava sulla torre di Henri Chapelle. E ci siamo chiesti: cos'è quello? Ho detto loro di seguire l'oggetto e osservarlo. Così lo hanno seguito a Henri Chapelle, dove l'oggetto librava immobile sopra la casa di riposo di Beloil. Credo che sia questo il punto esatto in cui ci siamo fermati quel giorno. Sopra di noi c'era un oggetto enorme, con luci rotonde ai tre angoli. A un certo punto, un oggetto molto più piccolo è uscito da dietro con una luce lampeggiante rossa che si muoveva in sincrono con quella più grande. Plomans e il collega osservano gli oggetti per alcuni minuti, quando improvvisamente la sfera rossa torna nella navicella più grande. L'oggetto si è alzato ed è volato via. I racconti di Kreutz e Plomans sono solo alcuni dei tanti che giungono quella sera. 13 agenti fanno rapporto su un velivolo triangolare non identificato, avvistato in 8 punti diversi intorno a UFO. Mio marito ha visto una cosa incredibile. Quella sera arrivano anche più di 60 testimonianze di civili che presto attrarranno l'attenzione dei media e obbligheranno il governo belga a rispondere. Fu una serata davvero storica perché gli avvistamenti erano tutti molto simili. La grande sorpresa fu che quello era solo l'inizio. Molte persone affermano di aver avvistato a lungo diversi oggetti volanti luminosi di forma triangolare. Hanno visto un fenomeno strano nel cielo, un UFO. Il giorno dopo, il 29 novembre, i media avevano dato molto spazio alla notizia. Tutte le TV e i giornali ne parlavano. Allora siamo saliti subito in macchina e siamo andati a UPON per intervistare i testimoni. Ieri sera mio marito
cosa davvero incredibile. Ha visto un enorme oggetto pieno di raggi di luce che lo hanno seguito per qualche minuto mentre veniva a casa. Non ha osato chiamare nessuno per non essere deriso, ma credo che sia importante informarvi. Abbiamo raccolto 150 testimonianze diverse nella stessa area e descrivevano tutte la stessa cosa. Era di forma triangolare. Un triangolo. Molto grande. Sì. Un enorme oggetto scuro triangolare. A ogni angolo aveva una forte luce bianca. Sembravano le luci di atterraggio di un aereo, ma molto più potenti. Al centro aveva una grande luce rossa lampeggiante. La cosa più interessante è che l'oggetto triangolare non era stato riportato nel 1989. Allora, in ufologia, si parlava di dischi volanti e cose del genere. Mai di oggetti scuri di forma triangolare. Era una cosa nuova. Gli avvistamenti belgi del 29 novembre richiamano l'attenzione internazionale e il governo è costretto a una risposta immediata. Viene subito avviata un'indagine governativa guidata dal generale Wilfred de Brouwer, capo delle operazioni dell'aeronautica belga. Nel 1989 ero a capo della protezione dello spazio aereo del paese quando ci furono i 143 avvistamenti nell'area di Yupon. Molti ufficiali avevano respinto questi rapporti perché non rientravano nei loro campi di pertinenza. È frustrante dover ammettere di non sapere che cosa sta succedendo. Quando la questione giunse sulla mia scrivania, volevo fare la stessa cosa, ma pensai che si trattasse di una violazione del nostro spazio aereo e siccome siamo un paese che ospita la NATO, dovevamo indagare perché era un problema di sicurezza aerea. Per prima cosa De Brouwer contatta l'ambasciata americana per capire se fossero in atto prove di volo con lo stealth, di cui non era a conoscenza. Mi risposero subito e confermarono ufficialmente che non c'era stato nessun tipo di volo in Belgio. Così scartai quella teoria. Gli avvistamenti però continuano e in molti casi più persone assistono a un singolo evento. Poliziotti, militari, personale governativo, un meteorologo dell'aeronautica. Erano tutti testimoni credibili e tutti convinti di aver visto qualcosa di eccezionale. Uno dei casi che più intrigano De Brouwer avviene due settimane dopo il primo avvistamento, quando alcuni testimoni avvistano un velivolo triangolare nella vicina città rurale di Hernage. De Brouwer rimane colpito dal racconto del colonnello André Amond, ingegnere civile e direttore delle infrastrutture per l'esercito belga. Stavo guidando con mia moglie seduta al mio fianco per andare a prendere mio figlio alla stazione di Jean Blue. Quando ho notato tre pannelli gialli che si muovevano paralleli a me sul lato della strada, sotto di loro c'era una luce lampeggiante rossa. Non capivo cosa fosse e mia moglie disse che forse era solo un aereo, ma volevo guardarlo meglio, così rallentai. L'oggetto rallentava con me. Allora decisi di accelerare e rallentare due o tre volte all'improvviso e ogni volta l'UFO mi raggiungeva. Poi scomparve nei boschi di Sarernag. Così svoltai a sinistra e mi fermai su una collinetta davanti ad una fattoria. L'UFO uscì da dietro quegli alberi laggiù e vidi un enorme fascio di luce bianca avvicinarsi a me fino a 100 metri. Si sentiva ancora il traffico sull'autostrada e un treno a un chilometro di distanza, ma non si sentiva il benché minimo rumore proveniente da quell'oggetto così vicino. Lo abbiamo osservato per 6-7 minuti. E poi mia moglie disse: André, andiamo, rientra in macchina, questa storia non mi piace. A quel punto il grande fascio di luce bianca si ritirò e l'oggetto sfrecciò via verso sud-ovest in un battito di ciglia.
Per quanto ne so, quel tipo di accelerazione richiede un'enorme quantità di energia che non sarebbe possibile senza materiali superconduttori a bassa temperatura. E oggi, 20 anni dopo, so una cosa. Non esisteva e non esiste oggetto fatto dall'uomo in grado di fare ciò che ho visto fare a quell'oggetto quel giorno. È impossibile. Il colonnello Hammond invia un rapporto al Ministero della Difesa ed è solo uno dei tanti militari che convince il governo belga ad agire. Abbiamo deciso di avviare una procedura per lanciare in futuro un velivolo che identifichi questi avvistamenti, ma a certe condizioni. Prima di tutto i testimoni devono riportarli alla polizia. La polizia dovrà confermare l'avvistamento e noi chiameremo una stazione radar autorizzata a far decollare subito gli F-16. Sono Yves Milbergs. Nel 1990 pilotavo gli F-16 della 350esima squadriglia belga. Avevamo sentito parlare dell'ondata di UFO nelle zone di Liegi e Yupon. La notte del 30 marzo 1990, l'unità di Milbergs viene informata di una serie di avvistamenti UFO intorno alla città di Lovanio. Ci siamo subito alzati in volo. Due F-16 si dirigevano a est di Bruxelles. Rotta 180, mantieni il contatto su di me. Ricevuto. Volevamo intercettare gli oggetti o avvicinarci il più possibile a loro per cercare di identificarli al meglio. Si dirige a sud, si muove molto velocemente. Autorizzazione accordata, controllo armamenti. La velocità a cui si muoveva l'oggetto, le variazioni di altitudine e la rotta erano particolari. Nel combattimento aereo siamo abituati a vedere velivoli che si muovono rapidamente. Ma le variazioni di quell'oggetto erano imprevedibili, il che provava che ci trovavamo di fronte a qualcosa di molto diverso da un aereo. Ho perso il contatto! Come potete vedere, la rotta è 300 gradi e la velocità 990 nodi. È una velocità normale? No, la velocità normale di un aereo a questa altitudine è di 350-400 nodi. Sotto pressione da una stampa e un pubblico arrabbiati, De Brouwer indice una conferenza stampa per parlare del volo di Milbergs. Questa è una velocità di 1010 nodi ed è la più alta registrata. Gli F-16 hanno registrato gli oggetti che volavano a velocità normale, ma all'improvviso hanno cominciato ad accelerare ben oltre la velocità del suono. Questo non può avvenire con un velivolo convenzionale. L'accelerazione ha spinto l'oggetto da 150 a 500 nodi in pochi secondi. Sfortunatamente solo uno dei radar dei nostri F-16 ha raccolto abbastanza informazioni da analizzare. E ciò vuol dire che non abbiamo potuto confrontare i video per escludere le interferenze elettromagnetiche, ossia il riflesso di un oggetto, talvolta a terra, che può attraversare l'atmosfera e rimbalzare sui radar degli F-16. Quindi non siamo sicuri al 100% che sia effettivamente un oggetto. Senza altre registrazioni radar, il governo non può confermare i racconti dei piloti. Ma Milbergs ne è comunque convinto. Personalmente ritengo che ci fosse un oggetto in quel luogo, quel giorno. Avevamo testimoni, stazioni radar e aerei. Tre diverse fonti che osservavano lo stesso oggetto, alla stessa ora, nello stesso luogo. C'era qualcosa in cielo quella sera. Gli avvistamenti dell'ondata belga colpiscono De Brouwer e i suoi investigatori con la loro legittimità. Ma gli mancava la prova inconfutabile che poteva far rientrare quei rapporti ufficialmente nel mondo della scienza. Una sera di primavera, in un villaggio non lontano da dove tutto è iniziato, arriva la tanto agognata prova e i risultati superano ogni aspettativa. Devo ammettere che all'epoca pensavo che fosse un falso.
A più di un anno dall'inizio dell'ondata belga, i rapporti sugli UFO continuano a inondare l'ufficio del cofondatore del SOBEPS, Patrick Ferrin. Per quasi 18 mesi abbiamo raccolto testimonianze e incontrato centinaia di persone. Abbiamo raccolto qualcosa come 60 foto di oggetti volanti non identificati e quasi la stessa quantità di video. Ma sfortunatamente erano tutti pessimi. Si vedevano solo punti di luce su uno sfondo scuro. Tuttavia, siamo stati fortunati a trovare una buona foto. Questa foto è stata scattata nel piccolo villaggio di Petit Rochin, non molto lontano da Yukon. Il 4 aprile 1990, alle 10 di sera, una ragazza stava passeggiando con il suo cane in giardino quando vide uno strano oggetto. Rientrò in casa e disse al suo ragazzo che c'era qualcosa di strano e che voleva che andasse a vedere. Allora lui prese la macchina fotografica e uscì. Gli restavano solo due foto. Così si appoggiò al muro e non si mosse, per fissare il tempo di posa di 1 o 2 secondi. Fece due foto e quando sviluppò il rullino si accorse che una delle due era completamente vuota. Non c'era niente. E la buttò. La seconda invece era interessante. C'erano 3 luci e qualcosa di rosso nel centro. Ma era tutto. Quando ricevetti l'originale, lo guardai e pensai, questo è troppo. Devo ammettere che all'epoca pensavo fosse un falso. Allora costruì un modellino per provare a riprodurre quello che vedevo sulla diapositiva e capii subito che non era un modello. Decisi di incontrare un esperto di analisi digitali, qualcuno che aveva gli strumenti giusti per esaminarlo e provare se fosse un falso oppure no. Per un anno la diapositiva sarà esaminata dal professor Marc Acheroy, un fisico nucleare della Royal Military Academy di Bruxelles. L'analisi del professor Acheroy sulla parte blu della diapositiva mostra che un lato dell'oggetto triangolare è perfettamente nitido, ma gli altri due sono sfocati. Questo prova che l'oggetto si muoveva in modo indipendente. Non era un falso. La diapositiva viene analizzata da scienziati di tutto il mondo, tra cui il professor André Marion, un fisico nucleare dell'Università di Parigi. Il professor Marion scoprì che c'era un campo magnetico intorno all'oggetto, perché osservò lo stesso schema comportamentale di un fascio di fili metallici in un campo magnetico. Le scoperte del professor Marion cominciano a far pensare che il velivolo potesse muoversi grazie ad un propulsore magneto-plasmadinamico, un motore elettrico che usa un campo magnetico per generare spinta. Tale sistema potrebbe anche spiegare la mancanza di vento e di rumore riportata dai testimoni. Nella storia degli studi sugli UFO, finora la fotografia di Petit Rochin è la prova più convincente di un avvistamento. Non solo rafforza i migliaia di rapporti giunti da ogni parte del Belgio, ma mostra anche molte caratteristiche tipiche di tutti i casi più credibili. Un velivolo triangolare che si muove in silenzio e raggiunge all'istante velocità incredibili. La cosa più interessante dell'ondata belga è che nel Regno Unito abbiamo avuto lo stesso tipo di avvistamenti 3 anni dopo. Molti testimoni parlano di un grosso UFO triangolare con 3 luci sul lato inferiore e una rossa più grande e soffusa al centro. Quindi, in entrambi i casi, osservando questi fenomeni, i governi possono solo ammettere che si tratta di un fenomeno reale. L'ondata belga è importante non solo per il numero di avvistamenti, più di 2000, ma per l'accuratezza dei rapporti e per l'indagine ufficiale. È durata quasi 18 mesi.
Poi, all'improvviso, tutto si è fermato. Dei 2.000 casi riportati, 650 furono analizzati e di quei 650, 500 non hanno ancora trovato una spiegazione. La domanda è ancora aperta. Di che si tratta? Io non ho la risposta, questo è sicuro. Posso solo dire cosa non era. Non era un aereo, né un elicottero o un dirigibile, un ultraleggero o qualunque cosa vi venga in mente. L'ondata belga rimane un mistero e anche adesso, 20 anni dopo, i testimoni hanno più domande che risposte. È frustrante perché dopo 20 anni nessuno ha una spiegazione valida. Effettivamente c'erano due oggetti in cielo. Non c'è altra spiegazione. Non avevo mai visto un oggetto volante simile prima di quel giorno. E ad oggi ancora non so cosa fosse. Era extraterrestre? Forse. Io posso solo dire ciò che ho visto. Per le migliaia di testimoni dell'ondata belga e molti altri che hanno documentato i loro incontri nelle basi militari, nei grandi aeroporti o nei cieli sopra le nostre città, c'è solo una conclusione. C'è qualcosa là fuori e deve essere presa sul serio. La difficoltà nello studiare gli UFO è che se sono manifestazioni di qualche civiltà super avanzata, noi siamo più o meno nella stessa posizione dei topi da laboratorio che tentano di capire la civiltà dei tecnici che ci lavorano. Va oltre la nostra immaginazione. E Arthur C. Clarke dice che una tecnologia molto avanzata non si discosta molto dalla magia pura. La storia è piena di racconti di nuovi fenomeni, fenomeni poco comprensibili che sono stati ridicolizzati. Ma perché? Perché la scienza non ha la possibilità di studiarli o non vuole studiarli per varie ragioni. Dobbiamo cambiare le cose. Abbiamo una propensione culturale a ridicolizzare gli avvistamenti di UFO. È un problema e dobbiamo vederli con maggiore maturità. Sappiamo che non sono tutte luci di aerei, palloni sonda o imbrogli. C'è qualcosa di reale. È un qualcosa che la comunità scientifica dovrebbe analizzare, dovrebbe prendere in considerazione. Insomma, potenzialmente potrebbe insegnarci moltissimo. Dobbiamo ricordarci che la nostra civiltà ha solo 40.000 anni. Non è niente rispetto alla vita nella nostra galassia. Quindi siamo bambini nella foresta. E con 200 miliardi di stelle, più un numero enorme di pianeti, compresi pianeti delle dimensioni della Terra, dovremmo sapere che esiste la possibilità di altre forme di vita là fuori e sembra anche molto forte. Abbiamo strumenti di analisi molto sofisticati sparsi in tutto l'universo per osservare pianeti, stelle e nebulose, ma mi chiedo, qualcuno ha mai avuto un approccio sofisticato e tecnologico per fotografare un UFO in modo da ottenere quello che io chiamo il film amatoriale di un avvistamento? E la risposta è no. Quindi ho deciso di intraprendere un progetto personale. Ho cominciato ad applicare una sofisticata tecnologia di identificazione del movimento digitale usata per gli effetti speciali. Alcuni di questi li abbiamo sviluppati durante incontri ravvicinati per provare a fotografare un UFO. Il progetto Trumbull, conosciuto come UFOTOG o fotografia UFO, usa fotocamere di precisione e antenne radio per registrare immagini e dati nei cieli notturni. Osservando la stessa area da diverse prospettive allo stesso tempo, questi strumenti possono identificare velocità, traiettoria e altitudine di qualsiasi oggetto registrato e determinare se è un velivolo convenzionale. Il mio scopo è ottenere un'immagine che possa essere considerata valida dalle autorità scientifiche e fare in modo che gli analisti foto-ottici che la guarderanno possano dire «Bene, bene, è andata proprio così». Scuriscila ancora un po'. Ritengo anche che nei prossimi anni si possano trovare altre prove di vita intelligente nell'universo.
Penso che succederà, ed è probabile che succeda molto presto, e vorrei esserci. È emozionante poter far parte della ricerca sugli UFO, e c'è una forte possibilità che riusciremo a raccogliere dati ancora più concreti. Ma dobbiamo anche stare molto attenti a mantenere gli standard molto alti. C'era qualcosa là? Un grande oggetto scuro. Non avete aerei nella zona? Affermativo, non abbiamo aerei in volo al momento. Mi trovavo sulla statale 101. Questi sono i casi di UFO più credibili della nostra generazione. E abbiamo sentito le numerose testimonianze. Il comandante di una base NATO, il capo divisione dell'FAA, piloti decorati, agenti di polizia, un ex governatore, hanno tutti messo a rischio la propria reputazione per raccontare la loro esperienza. Insieme alle prove raccolte, dati radar, fotografie e registrazioni mai udite prima, questi avvistamenti presentano un caso che non può essere ignorato. L'insieme di prove schiaccianti fornite da piloti, generali e funzionari governativi dimostra che siamo di fronte a un fenomeno fisico che non è ancora stato spiegato. È ora di esaminare i nuovi rapporti con maggiore apertura mentale. Il pilota era spaventato a morte, non sapeva cosa fosse. Aveva la forma di un boomerang. Un enorme oggetto triangolare. Grande quanto 3 o 4 portaerei. Si avvicinava senza fare alcun rumore. Sembrava controllato da una mente intelligente. Si sta avvicinando, viene verso di noi. C'erano 3 luci fluorescenti. Era grigio scuro. Come un frisbee? Come un UFO. Sembrava un buco nelle nuvole. Poi è scomparso. Non c'è dubbio, è troppo strano.